Quindi la crescita del fatturato deve essere costante, ok? Per farlo dovete appunto scrivere da qualche parte che sia ben visibile a voi la cifra che volete arrivare. Ok, ragazze, fate il fatturato annuale. Cosa volete arrivare? Spezzettate per mese, spezzettate per settimana, spezzettate per giorno, spezzettate per appuntamento. Ok? Bisogna fare questo, se no non arrivate da nessuna parte. Ok? Mettete la cifra che volete voi, ragazze, che veramente vivete una vita tranquilla, no? Con la corda al collo, ok? Lavorate, però non avete mai disponibilità per essere tranquille con i soldi. Sono importanti i soldi. Smettete, chi ancora pensa che non sono importanti, ah, perché il lavoro che faccio, ah. Ragazze, i soldi, cioè non puoi vivere senza, purtroppo, in questo mondo. Ok? Quindi siate oneste con voi stesse. Siate oneste con voi stesse per appunto mettere questi obiettivi. Ok? Io ho bisogno di qualcosa, scusate. Fatto i miei appunti sul mio computer, ma appunto è impallato. Non va. Allora io metto un rialzo. Così non devo guardare in basso. Allora, ricordate ragazzi che io vi guardo qua e vi guardo nell'altra telecamera, ok? Per questo faccio avanti e indietro con lo sguardo, non vi guardo sempre direttamente perché ho anche le altre ragazze di YouTube e Facebook, ok? Allora, mettete la cifra che volete arrivare. Onestamente, non avete paure, ragazzi, ok? Allora, più alto sarà il vostro obiettivo, più probabile sarà che arrivate, ok? Perché nella vita, nel lavoro e anche nella vita, se avete un obiettivo che vi motiva, è più facile da raggiungere. Ok? Se mettete un obiettivo troppo basso invece, cioè sarà molto facile che vi demotivate, ragazzi, perché è facile demotivarsi con questo lavoro. Lavori, 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 ti spacchi la schiena e dopo non portate niente a casa. Ok? Quindi se avete un obiettivo troppo basso, è molto probabile che vi sedete e vi demotivate. Ok? Certo che non deve essere una cosa impossibile. A piedi per terra, ragazzi, a piedi per terra. Devi essere comunque qualcosa che giorno dopo giorno, anno dopo anno raggiungerete, però dovete iniziare oggi. Oggi, perché altrimenti tra un anno sarete ferme dove siete oggi, ragazzi. Dovete guardare indietro, ok? Un anno fa, come eravate messe? Siete orgogliosi da dove siete oggi, un anno dopo? Dovete pensare a questo. Quindi, se guardate un anno dietro e pensate quanto sono cresciuta e la risposta è zero, pensate dove volete stare tra un anno. Fate gli obiettivi tra un anno, però ragazze, non è legge dell'attrazione che vi sedete là e sperate. Ok? Vanno fatte le azioni tutti i giorni, una piccola azione. Ok? Allora vi insegno una cosa, stupida, ma vi insegno una cosa. Io studio molto, leggo tanti libri. Dalle volte non ho proprio voglia certi argomenti di studiare o di leggere. Allora,
C'è questa procrastinazione, c'è un modo di dire che non me lo ricordo, produttiva. Ecco, procrastinazione produttiva, cosa vuol dire? Avete diverse cose che dovete fare o studiare, magari prendete un giorno, fate una, se... Non avete voglia di fare oggi questa, 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 prendete un po' alla volta, riprendete, no? Come un libro, no? Io ad esempio qui, io ho davanti a me, vediamo, contiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Venti libri, 19 più c'è uno nel mio comodino. Ho 20 libri che voglio, alcuni ho già letto, alcuni ho iniziato, non ho finito, quindi alcuni a un ripasso, altri devo proprio leggere perché non sono mai riuscita, non mi prendeva abbastanza. Quindi cosa faccio? Un giorno leggo un pochino uno che mi attira di più, l'altro giorno leggo un altro che mi attira di più. E pian piano porto avanti la stessa cosa, cioè, signorina, scusate perché c'è il mio cane che fa rumore. Shh. Oh, ehi, basta, Lola, fai brava, fai la brava, fai la brava. Shh. Bassala. Terra. Quindi un pochino alla volta portate avanti. Ieri, ad esempio, adesso ho diversi corsi che devo studiare. Ci sono delle giornate che veramente non ho voglia. Faccio un piano, faccio mezz'ora di un video, un'ora dell'altro, magari metto l'audio e faccio, vado avanti a sentire un corso mentre sto facendo dei piccoli mestieri. E così porto avanti, ok? Quindi se ci sono tantissime cose che dovete fare anche per arrivare ai vostri obiettivi, fate un po' di questo, un po' di quest'altro, ma portate avanti, pur di non fare niente. Certo, è meglio prendere un argomento e portarlo a termine. Però io so benissimo, ragazze, che... Perché mi devono chiamare a mezzogiorno la gente? Lo so benissimo che non sempre riusciamo, abbiamo voglia, no? E io onestamente non sono la persona più disciplinata del mondo. Ci sono argomenti che veramente delle volte spingo con la pancia. Vabbè, quindi vi dico questo: se avete tante cose da studiare, prendete un pochino alla volta, però quando mettete i vostri obiettivi, ragazze, dovete ogni giorno fare qualcosa, non è legge dell'attrazione, iscrivo e spero, ok? Quindi che sia molto molto chiaro questo. Quindi che sia chiaro, obiettivi non troppo piccoli, ok? Che non vi spronano abbastanza e neanche obiettivi irrealistici che vi demotiva, ok? Dovete trovare la via di mezzo, proprio come ha fatto Buddha, ok? Una cifra che vi sprona, ma non che demoralizza, ok? Quindi prendete la vostra cifra e il programma da farsi per raggiungerla, ragazzi, ok? Io non vi do nessuna formula magica, non esiste. Mi dispiace deludervi, ma non esistono formule magiche, ok? Quindi è lavoro costante un pochino, ognuno nel suo ritmo. Ci sono allieve mie che subito dopo 15 giorni stanno già lavorando, altre ci mettono un po' di più. È così. Tutti i gruppi di studi in cui io faccio parte, ci sono quelli che applicano subito, ottengono risultati, oppure applicano e non ottengono risultati, e quelli che non fanno nulla. È normale, è l'essere umano, ok? Quindi l'importante è fare sempre qualcosina. Ok? Quindi, allora,
È anche utile fare una mappa degli obiettivi, ok? Io ad esempio uso MindNode, non so se conoscete, è una mappa dove nel computer comincio a disegnare le cose per arrivare. Metto un obiettivo e faccio tipo ragnatela che vado a mettere tutti i pezzetti tipo del puzzle, no? Per raggiungere questi obiettivi. Quindi le mappe mentali ci aiutano tanto. Quindi passiamo ecco alle strategie per aumentare i prezzi. Ragazzi, è una sciocchezza, va bene. Allora, la prima cosa, no? Questo per chi ha già clienti, ok, ragazze? Come so che sono delle persone che lavorano con delle tariffe bassissime, mettete degli obiettivi di almeno raddoppiare queste tariffe, ragazzi, almeno raddoppiare, ok? Quindi, prima cosa da fare, avvisare la clientela, ok? Perché se aumentate i prezzi così che il cliente arriva al momento di pagare e c'è questo aumento, può creare un imbarazzo. Magari la persona ha portato i soldi che bastava e ha aumentato i prezzi, ok? Quindi, è brutto, perciò avvisiamo chiaramente l'aumento che faremo, ok? E anche perché se non avvisate perdete appunto l'occasione di aumentare gli incassi perché senza una comunicazione adeguata non si può appunto applicare le due tecniche che vi sto per dire, ok? E quel che è peggio, rischiate di perdere quel cliente e fare brutta pubblicità, ok? Quindi la prima tecnica è una cavolata. Quando avvisate i vostri clienti che da lì a 4 settimane il listino prezzi aumenterà, potete utilizzare questa notizia barra scusa per riempire le vostre agende nelle settimane successive. E quindi qual è la comunicazione? Guarda, cara clienti, cara cliente, caro cliente, tra 4 settimane aumenterò un po' i prezzi. Tu sai che io faccio il massimo per servirti al top. E ragazze, spero che sia veramente al top. Ok? Mi raccomando, i vostri servizi devono essere al top. Ok? Visto che tutti i prezzi sono aumentati dopo il Covid, ed è vero, non sto raccontando bugie, anche io devo aumentare il mio listino per continuare ad offrirti il meglio. No? Ragazzi, è salito tutto, no? Adesso dobbiamo disinfettare tutto. È aumentato tutto, ok? Continuiamo il nostro discorso con la cliente. Ma visto che sei un cliente affezionato, quello che è, ragazzi, non so, con ogni cliente avrete una conversazione diversa per comunicare la stessa cosa, ok? Quindi ti faccio sapere ora ti faccio sapere prima che fra 4 settimane il listino cambierà a partire dal giorno X. Dovete dire il vostro giorno. Vuoi prenotare già il tuo prossimo trattamento prima dell'aumento? No? Quindi è una scusa per far tornare il cliente un po' prima o anche più volte, no? Vuoi fare più trattamenti questo mese ancora col prezzo vecchio, no? Dovete trovare voi quello che è meglio per voi, ok? Oppure la seconda opzione, che è quella migliore, secondo me, piuttosto di andare a uno alla volta, non un trattamento alla volta, è quello di chiedere, no? Avvertire il cliente e dire: guarda, dato che sei mio cliente, mia cliente da un po',
hai la possibilità di mantenere i tuoi trattamenti con lo stesso prezzo, prepagandomeli. Come? O si fa un pacchetto, no? Prezzo che è per 8, 10, 15, 20, decidete voi, oppure una card prepagata, ok? Una card, non so, 500 euro, 1000 euro, quello che siete abituate a fare, cercate di alzare, ragazze, ok? Cercate, se siete abituate a vendere card da 200, cercate di aumentare almeno a 400. Chi è abituata già a vendere card da 500, cercate, sforzatevi per vendere le card da 1000. E chi è abituata a vendere da 1000, Dio santo, cercate di vendere da 5000. Non pensate che è impossibile, ragazze. C'è un sacco di gente che vende card da 5000. Ok? Anche programmi annuali, programmi trimestrali, semestrali. Ok? Quindi la card prepagata con X trattamenti, perché se avete dei trattamenti diversi, la card è eccezionale perché se fai, che ne so, un pacchetto di massaggio X, allora devi offrire solo quei massaggi lì, no? Invece se fai la card, sei libera di scalare i diversi trattamenti che fate, no? Poi io non so la realtà di ognuna di voi, se avete più trattamenti o meno, no? Quindi, dite alla cliente: guarda, cara cliente, voglio farti anche sapere che c'è un bonus speciale per te, ok? Se acquisti una card prepagata di X valore da usufruire, ragazze, molto importante, dovete dare un termine. Non è che la persona viene avanti, va avanti con quel trattamento, con quella card per un anno, 2 anni, ok? Sono le scadenze da rispettare, ok? In questo caso, come stiamo annunciando un aumento tra un mese, io direi di fare una card con 3, massimo, dipendendo dal valore, 6 mesi di scadenza. Deve essere scritto da qualche parte e il cliente deve avere questa visione, ok? Dovete essere chiare. Più chiare siete, meno casino avete. Ok? Quindi, ovviamente su questa card cosa fate? Mantenete il prezzo vecchio del listino. Attenti a non buttarlo via, perché quella cliente lì, se ha fatto una card da 1000 euro, io con questa tecnica qua facilmente vendo le carte da 1000 euro. Mi tengo da parte il listino vecchio, quel cliente sa che ogni volta che viene gli scalo il prezzo del listino vecchio finché esaurisce quel credito. Ok? Quindi ti mantengo il prezzo del listino vecchio se mi prepaghi. Quindi cos'è, ragazzi? Soldi subito in tasca. Non si fa rateale perché che senso ha? Stai già facendo una cosa scontata. Almeno che, ne so, dipendendo dalla difficoltà di ognuna di voi, se fate una card da 1000 euro, 500 adesso, 500 tra un mese può anche stare, no? Una card da 1000, se uno non sta facendo proprio un programma a corpo, non lo esaurisci in un mese, no? Quindi, però l'idea è quella di incassare subito, ragazze. Quando si fanno queste promozioni qua, questo tipo di strategie è per cosa? Per fare cassa, ok? Quindi si fa questa promo, specie di promo, avvisate, mandate un messaggio a tutti quanti, no? E con la card c'è anche la possibilità di mettere anche un bonus in più. Dovete decidere che cos'è. Ah, è uno scrub in più al viso mentre dopo il massaggio. Che ne so, un 10 minuti di massaggio, cioè non deve essere una cosa che vi costerà soldi oppure troppo tempo.
finché sono 10 minuti ci può stare, no? Non so, massaggio da 50 minuti, faccio un massaggio da 60, ok? Come bonus, no? Quindi 10 minuti in più, non deve essere troppo pesante per voi, ok? Dopodiché dovete appunto comunicare in modo trasparente tutto questo al cliente, ok? Quindi potete anche, adesso si usa sempre WhatsApp, no? Una volta si usava l'email, si scrive un messaggino scritto bene su WhatsApp e mandate a tutte le vostre clienti, ragazze. Ok? Avvertendo, guarda, tra 4 settimane aumento, oppure ci prendete, vi prendete quei un pomeriggio e fate le chiamate. Non dovete aver paura di vendere, ragazze. Quindi fate in modo trasparente, fate proprio delle card, prendete dei pezzettini, comprate dei bigliettini in bianco, no? Però duri, scrivete card X e dopo dovete anche avere un foglio oppure sul computer, su un Excel, scalando ogni volta i soldi della card, ragazzi, dovete essere organizzati, ok? Perché so che c'è gente che lavora ancora all'età della pietra. Dovete essere organizzate anche su questo, ok? Quindi, facendo questo, avrete più frequenza il mese seguente. Avrete un flusso di cassa, ok, nel periodo presente e il vantaggio appunto non è solo economico, perché dal punto di vista della fidelizzazione dei clienti hai anche guadagnato, avete anche guadagnato fiducia da loro parte, no? Per aver comunicato l'aumento in modo cristallino. Senza sorprese, ok, ragazzi? Non che il cliente arriva là ed è aumentato, bisogna avvertirli, ok? Poi riconoscenza per aver premiato appunto i vostri clienti, dando loro la possibilità di risparmiare oltre i termini della scadenza del vecchio listino, e poi ci sarà appunto delle persone che avrà paura di perdere qualche cliente. Si può, quando fa un aumento, perdere dei clienti? Sì, mettete in conto. Io ho detto questo ieri, no? Mettete in conto che qualche anima per strada si perde, è normale, ok? Però nel frattempo, cosa dovete fare, ragazze? Fare le vostre bellissime sponsorizzate per trovare clienti nuovi che pagano il prezzo nuovo, quello che volete voi. Ok? Così, anche se qualche cliente, Dio mio, mi dispiace, però non viene più, voi rimpiazzate con nuovi clienti che pagano di più. Ok? Quindi c'è la possibilità che qualcuno vada via? Sì, ma il rischio è davvero basso, perché se voi ragazze lavorate con qualità, cercate di essere sempre al top, se offrite al cliente un'esperienza unica, mi spiegate perché cosa ne fate dei clienti che non hanno voglia di spendere qualche euro in più da voi, no? Perché se noi non svalutiamo il cliente, perché il cliente dovrebbe fare con noi, col nostro lavoro? Vi siete mai poste queste domande? No? Perché quel cliente che quando faccio quel piccolo aumento non viene più, io personalmente non lo voglio. Ok? Perché mi fanno perdere tempo ed energia e non apprezzano il mio lavoro. Ok? Quindi meglio di meno, ma che mi pagano di più. Ok? Andare
d'incontro al cliente, ragazze, è sacrosanto, però rinunciare al guadagno minimo per accontentare persone che non sono solo orientate al risparmio, che sono solo orientate al risparmio, non è tra i miei obiettivi e non dovrebbe essere nemmeno tra i vostri, ok? Perché se volete appunto distinguervi dalla massa, dovete agire in questa maniera, ok? Quindi magari qualcuno di voi potrebbe dire che oggi non si può rinunciare nemmeno ad un cliente, e io vi do ragione, ma nel senso che un cliente in più è sempre meglio che un in meno, ad una condizione, che deve essere un cliente in target, un cliente che apprezza altri fattori oltre al prezzo, ok? Perché piuttosto che svendere il mio lavoro ai clienti che non vogliono, perché è questione di non volere permettersi di usufruire dei miei servizi, io preferisco investire in formazione e marketing per trovare nuovi clienti. Ragazze, spero che anche voi cominciate a pensare così. Okay? Perché mi devo fare un mazzo così per una persona che non mi valorizza? Chiedo quei 10 euro in più, vado via. Vai pure! Vai pure! Ok? Non dovete aver paura. Ok? Quindi, grazie a tutto questo, no? Anche è una mentalità, ragazzi, è anche mentalità. Però grazie a tutto questo, io sono riuscita a costruire quello che ho costruito. E quando chiedo la mia tariffa, non ho la minima paura. Ok? Quindi, anche quelle persone che magari di tanto in tanto, che è venuto da voi, no? Ammorsicare così e scappare via, che comunque avete fatto uno sconticino, come potete fare per portare anche quelle persone al prezzo di altri senza offenderli? Allora, partiamo dal presupposto che fare gli sconti così a caso, ragazze, cioè io sconto chi faccio? Se una persona mi fa un bel programma di trattamenti, uno che mi viene ogni tanto, che cavolo, cioè perché voglio guadagnare le sue simpatie abbassando il mio prezzo? Non lo voglio fare, ok? Quindi, attenzione a fare sconti a caso, ok? Quelli clienti che vengono di tanto in tanto, voi per fare un piacere, magari nella speranza di fidelizzarlo, abbassate i prezzi, ok? Quindi dovete ricordare che quando si fa gli sconti così e abbassate i prezzi, è molto complicato rialzarli senza che il cliente opponga forti resistenze, ok? D'altronde non è neanche appunto facile accettare di pagare un bene al prezzo originario se anche solo una volta, no, si ha avuto uno sconto significativo, no? Non so, vai in un ristorante la prima volta e magari il proprietario, per farti un piacere, magari dici nella sua testa, ah, lo fidelizzo, lui torna, fa uno sconto. Dopo, quando tornate e lui fa pagare il pieno, vi incavolate, no? Non è così. Quindi, ci sono delle strategie per marginare questo problema, no, ragazzi, dello sconto. Allora, la prima è rendervi insostituibili, ok? Se il cliente sa di avere delle alternative a voi, non sarà facile alzare il prezzo. Ok? Voi dovete essere uniche per i vostri clienti. Ok? Andare
da chi? Principalmente per il massaggio, ragazzi, è una cosa molto intima, ok? Andare da chi non si conosce perché ha alzato il prezzo è un rischio per il cliente, ok? Quindi il cliente, se tu sei unica per lui, lui da te, da voi, ha delle certezze, ok? E queste certezze valgono molto di più di spiccioli risparmiati, capite? Perciò state serene anche. E ripeto, quelli che vanno via, cioè non vi valorizza. Perché devo stare con una persona che non mi valorizza? Ok? Quindi è importante risparmiare, però dovete anche mantenere una qualità molto alta, ok? Se siete abituati con un prodotto, ragazze, cambiate da oggi a domani per un prodotto sconosciuto solo per risparmiare, io non lo faccio. Chi usa la ragione non lo fa. Ci sono le persone che lo fanno, però quel tipo di persona lì non mi interessa come cliente, lasciamolo stare, ok? Poi un'altra cosa che dovete tenere bene in mente, ragazzi, l'essere umano è biologicamente preparato per essere abitudinario. Ok? Quindi, come tu voi in quel momento avete fatto lo sconto per rendere unico, fidelizzato quel cliente, ora dovete anche diventare per quel cliente la massaggiatrice, l'estetista unica e indispensabile. Ok? E se fino ad ora quel cliente, quegli clienti hanno scelto voi, ci sono dei motivi. Ok? E quei motivi vanno capiti e anche valorizzati. Ok? Perché so che c'è sta paura, aumenta i prezzi e la gente va via. Però la maggior parte delle persone, l'essere umano, non vuole correre il rischio di andare a provare un altro massaggiatore, un'altra massaggiatrice se si trova bene con voi. Ok? E se appunto voi lo fate capire che quell'aumento in realtà non è un aumento, ma giusto valore per il vostro servizio, i rischi non ci sono. Quindi la dovete vedere in un modo diverso, no? Molte di voi, moltissime di voi, ragazze, e io vi ho detto, io mi batterò per cambiare almeno nel mio piccolo questo, ok? Però la realtà è che per moltissimi di voi non è che state rincarando, si è aumentato i prezzi, no? Se avete questo coraggio, perché io non so, forse tra di voi ci sono quelle persone che non hanno il coraggio di farlo, ok? Però quello che dovete pensare è che non state rincarando un servizio, però prima era sotto prezzo, no? C'è Anna Paola qua, Anna Paola, io ti dico, tu sei non sotto prezzo, di più, di più. Svalorizzi completamente il tuo lavoro. Non verranno i clienti in target, ragazze. Ricordatevi, se il prezzo è troppo basso, il cliente in target non viene. Ok? Chi è abituato ad andare da Vuitton non va a comprarsi vestiti dal mercato, non è attraente. Ricordatevelo. Se il prezzo è troppo basso, non siete attraenti per i clienti in target, scrivete nella roccia! Scrivete nella roccia. Se il vostro prezzo è troppo basso, i clienti in target, chi non sa che cos'è cliente in target, andate a studiare il marketing. Il cliente in target non viene da voi. Continuate a lavorare solo con la gente senza soldi, mi dispiace. Non è per parlare male di nessuno, non è che c'è, cioè, tutti hanno diritti a massaggi, però ragazzi, cioè, la facciamo per lavoro, non come opere di carità.
Quindi se il prezzo vostro è troppo basso, i clienti con i soldi, i clienti in target, il cliente ricorrente non verrà da voi. Ricordatevelo. Ok? Quindi, quella persona che quella volta non è venuto e avete fatto uno sconto, fate capire quella eccezionalità di quello sconto. Ok? E quindi quando si fa lo sconto, un'occasione è appunto proprio speciale, ok? E quindi è come se non fosse successo la prossima volta, vi attenete al listino, ragazzi. Quindi attenti a fare gli sconti a caso, ok? E tante persone non entrano neanche nel merito. Però va sempre spiegato che il cliente può sentirsi ferito, ok? Se tu, il cliente viene da voi, fa uno sconto, la prossima volta no, si sente ferito, non ci dice, ma perché non ha fatto lo sconto stavolta, no? Perciò, meglio lavorare su sconto, andate sul sicuro, ok? Allora, per dare un esempio, no? Io questa settimana ho aperto le iscrizioni alla mia area membri, ok? Io ho avvertito a tutte, solo il primo giorno c'era uno sconto di 100 euro. Ok? Ragazze, quando fate, anche se volete fare delle promo, no? Lo sconto, se fate una promozione, non so, 10 massaggi a 1000 euro, 10 massaggi a 500 euro, solo il giorno X, deve essere solo il giorno X, ok? La persona non può venire dopo due giorni, tre, e avere lo stesso sconto, ok? Quindi io questa settimana ho aperto lunedì, oggi chiudo, oggi chiudo, domani chi vuole iscriversi al mio alla mia area membri può farlo? No, potrei farlo, ma è una mia politica, perché il cliente va educato, il cliente va educato, quindi chiudo oggi, chiuso, basta, ok? Quando fate quindi delle promozioni dovete essere schiette, cioè questo è data, scrivere molto nero su bianco e comunicare, ok? Quindi, quando fate delle promozioni, siate molto precise e informate a tutti, ok? Quindi, un'altra cosa, piuttosto di fare un grosso aumento, fare piccoli aumenti, ma costanti, ok? Il cliente va abituato a piccoli aumenti, ok? E se serve, potete giustificare che il costo dei prodotti, delle imposte, dalla vita, ragazzi, tutto rincara, ok? Così il vostro cliente vive appunto gli aumenti come un'abitudine e lo accetterà, ok? Cioè l'iPhone 4 quando è uscito costava 499 euro, l'ultimo iPhone, il 12, no, il 12 Max Pro Max, diciamo così, costa 1400-1200 euro, no? Cos'è cambiato effettivamente? È cambiato, è migliorato, sì, va bene, però da 400 a 1400-1200, non so il prezzo giusto, però cosa fa Apple? Ha abituato ogni anno i suoi clienti all'aumento dei costi, no? All'aumento dei prezzi, legandoli comunque a loro. Ragazzi, chi usa Apple non usa nient'altro. Come fa? Mi rende sempre, cioè, è un vizio proprio. Io tutto il dispositivo Apple, non sta a dirmi di prendere un'altra roba, non prendo. Io tutto Apple, ho. Davanti a me ho quattro dispositivi, tutti Apple, e continuerò usando Apple, ok?
Questo è il concetto che dovete usare nei vostri servizi. La gente deve essere, avere sto vizio proprio sul vostro trattamento. Non può neanche pensare, anche se aumentate di prezzo, cioè aumenta, è boh, aumenta sempre. Ogni iPhone nuovo costa di più. Ok? E cosa potete fare? Migliorate anche voi i vostri servizi, ragazze. Migliorate le vostre manualità. Fate formazione. Migliorate il vostro ambiente. Rendetelo più bello. Rendete il massaggio più bello. Mettete in moto tutte quelle strategie che vi ho dato questa settimana per migliorare i vostri servizi. Ok? Non necessariamente avendo costi in più. No? C'è un sacco di gente che... Cioè, per me è una roba così banale, banale, e c'è un sacco di gente che adesso solo col mio materiale gratuito lo sta già facendo, le mie allieve lo fanno perché hanno imparato da me, quello di mettere gli asciugamanini caldi sui piedi. È una cavolata. Quanto vi costa il lavaggio dell'asciugamano, delle lavette piccole così? No, magari costerà per lavare un asciugamanino, due asciugamanini, non so, un euro, però aumenti di 10 euro il massaggio. No? Quindi cercate di migliorare sempre i vostri servizi, no? Anche mettere una goccia di olio essenziale sul cuscino del cliente, sull'asciugamano, no? La mia parrucchiera, dove vado, fa una cosa molto carina, tutti i suoi dipendenti, quando il cliente si siede, prima di mettere l'asciugamano, no, sulle spalle, loro fanno, dicono, gradiresti avere della profumazione di bergamotto sull'asciugamano? Certo, loro prendo questo spray di bergamotto, e ti metti l'asciugamano con quella fragranza di bergamotto, tipo oli essenziali, profumazioni naturali, no? Quanto costerà quello per lei? Poco, veramente poco. È una cosa che come cliente apprezzo, io apprezzo, no? È diversa dagli altri, ok? Quindi sono delle proprio piccole cose, ragazze, che potete fare senza rincarare, cioè aumentare i vostri costi, però aumentando il prezzo del servizio, ok? Questo vi aiuterà, no? Facendo questi piccoli cambiamenti, vi permetterà comunque di mantenere contenuto il prezzo del servizio, ma senza togliervi il profitto. Ok, ragazzi, dovete capire che cos'è il profitto, ok? Poi la quarta, no, strategia è rendere concreto e misurabile il valore del vostro servizio, dei vostri servizi, ok? Dovete utilizzare ad esempio le testimonianze che garantiscono il livello di prestazioni e affidabilità della vostra offerta, ok? Allora, come professioniste del benessere, noi abbiamo una grossissima responsabilità, ok? Non solo quella di vendere i nostri trattamenti, però per continuare a proporre appunto il benessere ai clienti, ma anche di come vendere, no? Vendere a tutti, no, ragazzi, senza preoccuparsi appunto delle conseguenze che un'eccessiva riduzione dei prezzi rappresenta un atto di pochissima responsabilità, professionalità e una mancata strategia di vendita, ok? Soprattutto perché il nostro lavoro non è un lavoro di quantità, ma di qualità.
Quindi se abbassate tanto i prezzi, magari avete tanti clienti, però alla fine della festa cosa vi resta in tasca? Ok? Dovete capire la differenza tra profitto e ricavo. Ok? Dovete appunto lavorare sia la vostra formazione di marketing per sapere la differenza di queste cose, ragazzi, perché fatturare non vuol dire avere profitti liquidi in tasca, ok? Perciò fare tanti massaggi, no? Per alzare il fatturato, però alla fine copre appena i costi, che senso ha? No? Per questo io dico, ragazzi, serve un piccolo spazio carino, pulito. Le grandi spa, quelle grosse di lusso, guarda che sono pochissime quelle che si pagano, ok? Perché hanno dei costi esagerati, ok? Quindi non pensate che voi nel piccolo cioè avete dei costi molto contenuti, quindi lavorando bene nel piccolo potete lavorare meno e guadagnare di più, ok? Non è solo fare tanto e alla fine della festa non avete nulla. E le vostre articolazioni sono tutte esaurite, no? Quindi bisogna anche, no? Ribadisco sempre, fare marketing, perché fare marketing vi aiuta a aumentare il margine di profitto, ok? Quindi ci sono due strade, che è quella di o aumentare i prezzi o tagliare i costi. Se siamo brave, facciamo tutte e due, ok? Quindi oggi ci siamo concentrati su aumentare i prezzi. La domanda base che dobbiamo fare è perché il cliente ci paga? Ok? Il cliente ci paga, ragazze, per soddisfare un suo bisogno, una sua esigenza, ok? Quindi tanto sarà la sua, tanto maggiore sarà la sua percezione di bisogno, tanto maggiore sarà il valore che il nostro prodotto rappresenta per lui. Ok? Dobbiamo elevare la percezione del bisogno e al tempo stesso della nostra differenza e unicità rispetto ai concorrenti. Ok? Facciamo appunto un esempio banale. Se siete nel deserto, no? Perse, assettate, e io mi presento davanti a voi con un chioschetto di limonate belle fresche. Quanto me le pagheresti, no? Quindi, queste sono le situazioni contestuali, no? Altissima percezione di bisogno. Due è la esclusività, ok? Una cosa più esclusiva, più vale, più alto può essere il prezzo, ok? Vedete sempre i marchi di lusso, no? Io potrei stare qua ore e ore a dirvi, no? Ad esempio, io non so se conoscete tutti il marchio Hermès, marchio Hermès. Ha due borse che non basta avere i soldi, entrare lì e comprare. Loro vendono quelle borse a chi vogliono loro. Non, cioè la rendono molto esclusiva. Ok? Quindi non è arrivo lì, ho i soldi in tasca, compro. No, scelgono loro. La rendono talmente esclusiva che se arrivano 100, una persona anche ordina una borsa, dopo non va a riprendersi, loro non le frega niente perché tanto vendono un altro. E queste borse, anche appena escono dal negozio fuori, proprio perché c'è tutta questa esclusività ed è difficile ad accedere, ripeto, non basta avere i soldi, entrare nel negozio, dici guarda, voglio comprare questa borsa. Dico, ma tu chi sei? Ok? Quindi la rendono così esclusiva che fuori c'è un mercato che
chi non può comprare nel negozio perché non viene riconosciuto come il cliente ideale, la cerca fuori nel, no? Nel resale, no? Che chiamano, l'usato. Quindi c'è un altissimo valore, c'è un'esclusività, ok? Quindi voi cosa dovete fare, ragazze? Dovete cercare questa esclusività nel vostro massaggio. Dovete diventare uniche ed indiscutibili per i vostri clienti, ok? Quindi il cliente non è che pensa, cioè pensa a un massaggio, pensa a voi, ok? Quindi dovete solo pensare come mi rendo unica per il mio cliente. Non pensare, io so la vocina da poveri che corre, ah no, se aumento i prezzi, tizia Caio non viene più. Ok? Dovete invece, cioè, state drenando la vostra energia con cose inutili. Dovete pensare, invece, usare la vostra energia per come cacchio faccio per diventare un massaggio, wow! Come faccio per rendere questo piccolo spazio che ho, no? 3 metri per 3 in uno spazio che il cliente arriva e dice: oh, che bene che mi fa sentire stare qua. Ok? Dovete pensare a questo, ragazze. Ok? Quindi pensate a come rendervi uniche. Il prezzo dopo è una cavolata. Ok? Quindi il bisogno del cliente, no? Più la vostra unicità è uguale al vostro profitto. Ok? E ragazze, chi non sa dare un valore a questo, mi dispiace veramente per questo tipo di professionista. Ok? Chi non si rende unica, chi si svende, mi dispiace veramente. Ok? Quindi facciamo un riassunto di cosa fare per alzare i prezzi e quindi i vostri guadagni. Abbiamo parlato ieri, no? L'autoanalisi. Ok? Analisi di mercato e di marketing dei vostri competitor e anche il vostro, no? Confronto tra voi e la vostra concorrenza. Ok? Ragazze, attenzione a non sminuire il vostro lavoro, ok? Non trovate chi sta peggio di voi e accontentatevi. Come ha detto Anna Paola, ci sono le straniere che fanno un massaggio a pochi soldi. Ah, coltello. Rendetevi insostituibili, ragazze, ok? Usate la tecnica dell'over delivery, no? Vi ricordate ieri, no? Lo scambio, banconota da 10 in cambio della banconota da 100. Vi ricordate ieri, no? Il cliente vi dà 10, voi date indietro 100. Tecnica dell'over delivery. Il cliente deve uscire da voi con sentimento: ho pagato poco, ok? Rendetevi insostituibili, ok? Ho già detto, sto ripetendo, mi sto ripetendo. Poi ragazze, business plan, fate il business plan e tutti i passi che dovete fare per raggiungere, ok, il vostro obiettivo, no? Che abbiamo detto all'inizio, metto un obiettivo. Cosa faccio giorno dopo giorno? Obiettivo annuale. Cosa voglio raggiungere nell'anno? Lo divido per gli 11 mesi dell'anno, perché un mese mi prendo di vacanza, dopo per le 4 settimane del mese, per ogni giorno della settimana e per ogni appuntamento. Ok? Questo vuol dire che per ogni cliente, se io ho anche altri, oltre ai miei servizi, se ho anche dei prodotti da vendere, faccio fruttare quell'abbonamento, quel trattamento, ragazzi, eh? Quindi alzo la spesa del cliente, non viene da me, mi fa un massaggio,
però esci con, magari con un prodotto in cui poi il mio guadagno anche ho un po' di rincaro, ok? E usate appunto le mappe mentali per aiutarvi, ok? Apportate dove è possibile miglioramenti, ok? Decidete i servizi da aumentare, decidete appunto quando e quanto aumentare, informare i clienti dell'aumento, sia a voce, messaggio, email, ok? Fare una proposta vantaggiosa, ragazzi, quando il cliente arriva deve essere pronto, oppure quando chiamate deve essere pronta l'offerta, ok? Fate una proposta vantaggiosa per tutte e due, non per voi, non fate un pacchetto assurdo di trattamenti che dopo, alla fine dei conti, il singolo servizio lo fate a un prezzo troppo basso, ok? Poi preparate anche una lista delle obiezioni, ok? Motivate l'aumento, ok? E siate sicure del prezzo. Vendete. Dopodiché fate marketing. Fate le vostre sponsorizzate e vendete ai clienti nuovi con i prezzi nuovi, i prezzi che volete voi. Ok? Quindi, ragazzi, piccole cose, tante cose, ok? Sono difficili da fare? No, non sono difficili da fare. Bisogna aver coraggio. Sì, alcune avranno bisogno di più coraggio delle altre. Però, ripeto, guardate indietro di un anno e chiedetevi onestamente quanto è migliorata la mia vita. No? Ho incassato di più, il mio lavoro è migliorato. Cioè, in tutto questo nella vita, ragazzi. E pensate, tra un anno dove voglio essere? Quanti clienti voglio avere e quanto sto guadagnando, quanto voglio guadagnare, ok? Perciò se tra un anno avete un obiettivo X per raggiungere, dovete iniziare oggi. Dovete iniziare oggi a fare, ok? Usate anche la tecnica della procrastinazione produttiva. Se un giorno avete voglia di fare una cosa, fate quest'altra, no? Però portate avanti un pochino alla volta. Tutto quanto. Ok? Vediamo se ci sono domande. Era chiaro l'argomento, ragazze. Allora, ciao Irene, ciao Patrizia. Patrizia, è giusto, bisogna distinguersi se si vuole evolvere, ma sminuire o svendere il proprio lavoro dopo tanti sacrifici e investimenti che si è fatto per raggiungerlo. L'esperienza negli anni ti deve maturare sempre di più, distinguersi, evolversi e farsi riconoscere e pagare come professionista del settore. Il problema è che la maggior parte delle persone non la vede così. L'unica strategia che conoscono è la guerra dei poveri. Vediamo chi riesce a fare il prezzo più basso. Ragazzi, solo i cinesi riescono a fare i prezzi più bassi, in tutti i sensi, perché sono preparati per questo, ok? In ogni settore i cinesi riescono, perché è un paese popoloso, ok? E è tanta gente che può generale fare concorrenza perché son forti loro a fare tanti pezzi, no? A pochi soldi, sono anche abituati a guadagnare meno. Ok? Quindi fare il problema è che le persone che non si formano e purtroppo nel mio settore, nel nostro settore, le ragazze pensano solo a fare altri corsi di massaggio, però non si preoccupano a fare anche marketing, a imparare
a vendere, a imparare a come ricevere un cliente. E questo è importante. Ok? L'unica cosa che conoscono cos'è? Prezzo. Abbasso così viene da me. Però, come vi ho detto, chi i prezzi troppo bassi non sono attrattivi per il cliente in target. Perciò, se volete lavorare con clienti non in target, continuate a fare prezzi bassi. Ok? Lavorate a livello di un operario. Ok? Allora, vediamo i commenti qua. Ciao, ho salutato prima, sì. Ciao Anna Paola, sarai sempre nei miei commenti. Anna Paola, finché non mandi un giorno la ricevuta di un tuo trattamento a più di 100 euro, ti prenderò per esempio. Non volermi male, eh? Io lo faccio per il tuo bene. Ragazzi, Anna Paola, che c'è qua, è una ragazza che fa pagare pochissimo. Ok. Lo sai, vero? Sono un estetista, pantaloncini bianchi, anche estetista, sì. Ok. Va bene, ragazzi, se non avete altro, io vi saluto e vi auguro un ottimo weekend, ok? Se non ci sono altri commenti, domande, riguardate, ok? Lascerò fino a domenica questo materiale, così potete segnare bene tutte le strategie, ok? E inserire nel vostro lavoro. Va bene ragazze, vi saluto, buona giornata a tutte, buon weekend, ciao 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 ciao.